Giorno stupendo per giocare con i giocattoli. Groovy! Attenzione, Phoebe! Che botta! Oh, che cos'ha, Phoebe? Bambini, sapete dirmi come si sente Phoebe? Ricordiamoci. Allegria, paura, rabbia e tristezza. Esatto! Phoebe è triste. Tentativo. Oh, Phoebe, deve essere molto triste per non ridere con te. Groovy, non è un problema se Phoebe è triste. Le emozioni non sono negative, ma ci aiutano a sapere cosa sentiamo. Dobbiamo capire perché Phoebe è triste. Che hai, Phoebe? Perché sei triste? Oh, non fare così. Dentino non c'è. È normale che Phoebe si senta così triste. Dentino è il suo animale domestico a cui vuole tanto bene. Un momento. Dentino va sempre un po' in giro. Ma tu sei preoccupata perché non è ancora tornato. È andato via da tanto? Non ti preoccupare, Phoebe. Ti aiuteremo noi a ritrovare Dentino. Vediamo, l'hai cercato già per di qua? E nel resto del giardino? Giusto, il giardino è molto grande e Dentino è molto piccolo.
Abbiamo bisogno di aiuto per trovarlo velocemente. Groovy, puoi aiutarci tu? Bambini, in cosa deve trasformarsi Groovy per trovare velocemente Dentino? Un camion giocattolo? Un elicottero? O una scarpetta? Sì, in elicottero! Magnifico! Vedete qualcuno? È lì! Dove sono le rose? È rimasto intrappolato nella staccionata! Quanto amore! Che bello! Mi piacciono tanto le storie a lieto fine. Phoebe è passata dalla tristezza all'allegria grazie al gioco di squadra. Ottimo! Come se la sta spassando, Dentino! E anche Groovy! Ciao, Phoebe! Ehi, ciao, Groovy! Wow, cosa costruite? Una casa sull'albero. Wow, che divertente! È stupenda! Groovy, sei il migliore! Sapete cosa sarebbe divertente? Colorarla! Che bella! È pronta la casa? Ce la fate vedere? Tada! Oh oh, bambini! La nostra casa sull'albero! Non è su un albero! Ma Groovy ci può aiutare! Groovy, trasformati in Gru! Molto bene!
Siamo invitati nella vostra casa sull'albero? Bene! E qual è la parola d'ordine? Ciao bambini! Che costumi alla moda! Sono perfetti per pattinare sul ghiaccio! Divertente! Forza, Groovy! Stai bene? Bambini, cos'è stato? Eccolo lì! Guardate, un amichetto è rimasto intrappolato. Dobbiamo aiutarlo! Phoebe, tu non hai questo potere. A meno che... Groovy, ci aiuti tu? Forza ragazzi, che grande squadra! È un giorno stupendo per raccogliere i fiori! Eleganza! Ma certo, vi siete fatti belli perché oggi c'è una festa in casa. Vengono i nonni. Che bello! I fiori sono per loro? Che belli! Gli piaceranno di sicuro! Questa margherita ti sta benissimo, Phoebe! Perché non ne tagli un'altra, Groovy? Bambini, non stiamo giocando a prendi-prendi! Groovy, fatti mettere il fiore da Phoebe! Cosa avete combinato? Siete sporchissimi! Bambini, credete che Phoebe e Groovy possano andare alla festa così conciati? No! Cosa devono fare? Esatto, il bagno. Pops, per favore, ci insegni tu come bisogna lavarsi per stare ben puliti? Lavarsi da soli è facile, se sai come farlo. Primo, insaponati il corpo con il bagno schiuma. Secondo, strofinati i capelli con lo shampoo. Terzo, risciacquati con l'acqua. Quarto, asciugati bene con l'asciugamano. E quinto e ultimo, indossa abiti puliti. Perfetto!
Avete capito, bambini? Non mettetevi a giocare. Andiamo di fretta, la festa sta per cominciare. Cosa dovete fare per prima cosa per stare puliti? Esatto, insaponarvi il corpo con la spugna e il bagnoschiuma. E ora, cosa bisogna fare, bambini? Bene, usare lo shampoo. Groovy, tu non hai tanti capelli in testa. Ma strofinati bene le antenne. Bambini, dove sono finiti Groovy e Phoebe? Vedo solo la schiuma. Oh, eccoli lì. È il momento di risciacquarsi. Apriamo il rubinetto. Ci manca soltanto una cosetta. Benissimo. Asciughiamoci con l'asciugamano. Pronti? Ora vestiamoci! Un momento. Quei bei vestiti che avevate addosso sono sporchi. Bel problema. La festa sta per iniziare. Che facciamo? Groovy, puoi aiutarci tu? Bambini, in cosa dovrebbe trasformarsi Groovy per pulire i vestiti? Un orologio? Un aquilone? Una lavatrice? Sì, in una lavatrice! Questa sì che è una buona centrifuga. State attenti, bambini, o vi verrà la nausea. Grazie, Groovy. I vestiti sono pulitissimi. Come siete cresciuti in fretta! Ora sì che siete pronti a vedere i nonni. Eccoli qui! What are you doing? Are you trying to say something? Oh yes, subscribe, kids! Groovy the Martian, official channel.